Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Oggi unboxing di Batman Telltale Series per PS4 in formato scatolato. E no, non sono impazzito, so che vi starete chiedendo il motivo di questo unboxing, visto che comunque è un gioco in versione standard, uscito oltretutto qualche mese fa. Giustamente sembra strano, sembra più che altro inutile l'unboxing. Vi spiego al volo perché lo faccio. Lo faccio perché questo è un gioco Telltale che è uscito scatolato al Day One. Ed è strano perché i giochi Telltale sono giochi ad episodi e al Day One era fuori soltanto il primo episodio, quindi mi sono sempre chiesto cosa c'è qui dentro. C'è un codice, c'è un disco, ci sono entrambe le cose. No, ho cercato prima di comprarlo degli unboxing in italiano, non li ho trovati. Motivo per cui faccio questo video perché magari in futuro qualcuno che potrebbe avere il mio stesso dubbio troverà magari risposta in questo video cercando su YouTube. Quindi un video che sarà inutile e più me ne rendo conto, cerco di sbrigarmi. Andiamo a vedere cosa contiene. Questo gioco l'ho preso dall'Inghilterra anche perché il gioco è completamente in inglese, sia audio che sottotitoli, anche se lo comprate qui in Italia, non è stato proprio localizzato in italiano come spesso accade per i giochi Telltale, anzi come sempre accade purtroppo. E quindi l'ho preso dall'Inghilterra perché si risparmia un bel po', pensate che l'ho pagato appena 14 euro spedizione inclusa. Quindi veramente un prezzone e andiamo ad aprire. Anche se qui c'è scritto già, vedo Season Pass Disc. Vediamo un attimo sul retro a proposito. Tanto 2 GB, occupa veramente veramente poco. Ok, via il cellophane. Ecco qua, andiamo ad aprire, aspettate che non so se ci sono. Ecco, no, appunto. Dentro c'è solamente il disco. Quindi niente. Niente codici, niente di niente. A questo punto io mi chiedo come. Non lo so, non lo so. Lo vado ad inserire nella console, vediamo un attimino cosa succede. Vediamo come funziona con gli altri episodi, perché credo che qui ci sia soltanto il primo. Vediamo se c'è scritto qualcosa dietro. Il Season Pass Disc contiene. Ecco, vedete, il disco contiene soltanto l'episodio 1 e garantisce l'accesso al download dei 4 episodi rimanenti. Qui in teoria il disco funziona un po' come un codice, dentro c'è già il primo episodio e poi mettendo il disco mi dovrebbe permettere di scaricare gratuitamente gli altri episodi. Andiamo un attimo a vedere su console. Ok, allora ho avviato il gioco, appena inserito il gioco nella console è partita una patch di circa 3 GB, che non credo contenesse gli altri episodi, credo fosse una patch correttiva. Comunque, vediamo un attimino, questo è il menu principale, episodi. Ecco qua, episodio 1, c'è il Season Pass, episodio 1, e episodio 2 dice download, e anche tutti gli altri, ok. Quindi praticamente sul disco c'è soltanto l'episodio 1 e gli altri vanno appunto scaricati, e vediamo se parte il download. Ci rimanda al PlayStation Store ovviamente. Sì, e fa scaricare tranquillamente gli altri episodi, quindi ok. Semplicemente sul disco c'era soltanto il primo episodio, vabbè. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo video. Lasciate un like se più che altro vi è tornato utile, perché non è che avesse un altro scopo, un altro senso. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo con i prossimi video. Un saluto, ciao ciao!